La campanella è tornata a suonare nelle scuole salernitane. In alcuni istituti, però, la ripresa, per motivi diversi, è slittata di qualche giorno. A Montesano sulla Marcellana tutte le scuole riapriranno i cancelli mercoledì 16 perché in diversi edifici sono in corso lavori di ristrutturazione. Vacanze più lunghe per gli studenti del liceo scientifico di Padula. Con un'ordinanza il sindaco ha disposto la riapertura del plesso per il 21 settembre per permettere l'ultimazione dei lavori in corso sulla strada provinciale 180. Attualmente il cantiere non consente l'accesso degli autobus e quindi impedisce il trasporto scolastico. Tutto regolare a Sapri e Sala Consilina. In entrambe le cittadine salernitane le scuole superiori e quelle dell'obbligo hanno ripreso regolarmente le attività. Solo presso le sedi scolastiche del polo liceale saprese la campanella tornerà a suonare mercoledì 16. A Scario, per sopperire all'assenza dell'edificio scolastico interessato da lavori di messa in sicurezza resisi necessario dopo il crollo del soffitto, sono state individuate soluzioni tampone per la scuola dell'infanzia e della primaria. I primi sono stati ospitati nella casa canonica. Le elementari invece hanno iniziato l'anno presso le medie e saranno soggette a doppi turni. I lavori dovrebbero terminare entro ottobre, dopodiché i piccoli alunni di Scario potranno far rientro nel loro vecchio plesso. Con l'anno scolastico 2015-2016 sono entrati in servizio nel Golfo di Policastro e nel Vallo di Diano nuovi dirigenti scolastici, alcuni di questi attesi da tempo. Ecco alcuni dei presidi freschi di nomina: Maria Luisa Buono per l'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, Cono Rossi, nuovo preside dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio, Rocco Colombo per il Pomponioleto di Teggiano. E sempre a Teggiano ha preso servizio in qualità di dirigente dell'Istituto Comprensivo Salvatore Gallo. E poi Gaetano Gallinari per l'Istituto Omnicomprensivo di Polla, Liliana Ferzola, nuova preside dell'Istituto Omnicomprensivo di Padula, Antonietta Cantillo per l'Istituto Omnicomprensivo di Montesano sulla Marcellana, Patrizia Pagano, preside dell'Istituto Comprensivo di Sassano, Maria Teresa Tancredi, nuova dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sapri, mentre per l'Istituto Comprensivo Santa Croce, sempre di Sapri, è stata nominata preside Paola Migaldi.